Maio è il ministro degli esteri e quindi è evidente che la guerra in Ucraina è qualcosa che lo tocca da vicino. Lui è uno dei responsabili appunto della nostra politica estera in questo momento. Lui ha giustificato proprio la sua uscita con non si può mantenere, non si può andare contro il nostro, come Italia, essere atlantisti, essere europeisti. Ma Giulio ha parlato anche del futuro invece personale di Di Maio. Quindi fammi sapere cosa ne pensi tu e anche teniamo un occhio invece sul qual è il vero motivo per il quale Di Maio è uscito. Allora, il casus belli non è banale secondo me, cioè il casus belli intendo la tematica delle armi all'Ucraina, non è un qualcosa di banale. Teniamo conto che l'Italia, secondo tutti gli analisti internazionali, è l'anello debole, il vero anello debole dello scacchiere occidentale, insieme un po' anche alla Germania e un po' meno alla Francia. Noi abbiamo una fortissima opinione pubblica. Diciamo, non dico simpatizzante per la Russia, ma comunque non antipatizzante per la Russia per vari motivi storici. Abbiamo una sinistra che, diciamo, che per anni ha fatto riferimento all'Unione Sovietica, e abbiamo una destra che si identifica in Putin come leader, diciamo così, leader forte, nazionalista e quant'altro. E poi abbiamo questi due partiti, non ce lo dimentichiamo, questi due partiti. Populisti, il Movimento 5 Stelle e la Lega Nord, meno Fratelli d'Italia, che è una linea un po' più atlantista, che hanno sostanzialmente avuto rapporti, proprio rapporti con la Russia, sostanzialmente rapporti di carattere diplomatico, forse anche altre cose, non lo sappiamo ovviamente. E quindi è chiaro che la linea Conte cerca un po' di riprendere questo filone, un po' il filone di Battista, un filone terzomondista, un filone movimentista, un filone che diciamo che un po' contrasta quelle che sono la tradizionale collocazione internazionale dell'Italia. E mentre Di Maio è ormai totalmente nell'establishment, io lo dico in senso positivo, attenzione, non dico in senso negativo, perché ovviamente una forza come il Movimento 5 Stelle è stata in questi anni è stata istituzionalizzata. L'istituzionalizzazione è avvenuta esattamente, secondo me, nell'agosto del 2019, quando crolla il governo giallo-verde per il famoso papete di Salvini, a quel punto, con una giravolta di 300, di 300, 380 gradi quasi, se non 360, il Movimento 5 Stelle apre al PD. Il PD è il partito, diciamo, istituzionale per definizione, il partito nazionale, il partito governo. A quel punto il 5 Stelle si istituzionalizza e Conte ne è il portavoce. Però questa istituzionalizzazione ovviamente fa venir meno la ragione d'essere del 50%, scusate il telefono, la ragione d'essere del 32% del 2018. Cioè nel 2018 il 32-33% viene preso perché il Movimento 5 Stelle diventa il raccoglitore, in qualche modo il collettore degli umori populisti diffusi in tutto il paese. E da qui il declino elettorale. E allora non è banale, secondo me, il punto di rottura, perché è un punto di rottura essenziale e dirimente ai fini politici. E sarà un problema anche per il futuro, perché queste due forze politiche, uno, parliamo del partito di Di Maio, per capirci, e del Movimento 5 Stelle, andranno insieme sì o no? Prima questione, poi l'affronteremo, lo vedremo magari nelle prossime video dirette. Seconda cosa, andranno insieme col PD? Com'è probabile? Non lo sappiamo. Conte continuerà a sostenere il governo Draghi? A questo punto forse converrebbe a Conte, in una logica, diciamo, di tutela del Movimento 5 Stelle, passare all'opposizione. Forse sostanzialmente potrebbe darne un beneficio elettorale, come suggeriscono i vari Di Battista e l'ala, diciamo, più movimentista o oltranzista del 5 Stelle. Secondo me ci sono poi le tematiche, il doppio mandato, ma il profilo politico, diciamo, dello scontro non va sottovalutato, perché è un profilo secondo me molto importante che crea poi dei problemi al Partito Democratico, perché il Partito Democratico ovviamente deve cercare di coalizzare una forza, delle forze diciamo di varia natura, di varia estrazione per fare fronte alla destra, perché ovviamente non si può andare soltanto con una specie di corazzata di partiti diversi senza un collante.
non puoi mettere insieme Di Battista e Calenda, cioè ovviamente è un qualcosa che poi è controproducente tutto qua. Quindi io ripeto e chiudo su questo: il punto di rottura per me non è un punto banale. Poi ovviamente è finita l'italiana, per cui hanno tutti votato la risoluzione parlamentare che di fatto autorizza l'invio delle armi, però dal punto di vista diciamo, ideologico lo scontro è un Movimento 5 Stelle movimentista che fa anche un po' la guerra all'Europa, oppure un Movimento 5 Stelle che è più, diciamo, allineato all'atlantismo, all'europeismo. E stessa cosa ovviamente per Di Maio, ma Di Maio la scelta ovviamente l'ha fatta. Visto che l'hai accennato, adesso volevo sapere anche da te, da Giulio, il centro si può mettere Di Battista insieme a Calenda, ma la domanda è non tanto Di Battista e forse neanche 5 Stelle, ma la domanda è si può mettere Di Maio insieme a Calenda, senza i 5 Stelle, attenzione, questa, intendo Calenda per parlare di questa galassia centrale, al centro, anche Renzi, si può mettere Di Maio insieme a Renzi in una Ma elezione, Giulia? Guarda. ora io forse sono un po' all'antica o magari sono rimasto ancora idealista, ma qui il problema del centro-sinistra è che non c'è una proposta politica. Non c'è una proposta politica né una leadership come poteva essere quella di Prodi, che era in grado, bene o male, di federare sensibilità diverse. E nonostante, quindi, insomma, nonostante lo sforzo encomiabile ma un po' velleitario di Letta di tenere insieme un po' tutto, se non c'è una proposta politica, gli elementi di frammentazione del centro-sinistra impediscono di costruire un'alternativa credibile. Cioè, la destra è molto più unita. Cioè, la destra ha un problema di leadership, ma secondo me quello lo risolveranno gli elettori, ecco, perché mi pare Fratelli d'Italia sia di gran lunga il primo partito del centrodestra e forse anche il primo partito italiano. Ma è molto più unito sugli obiettivi. Il centro-sinistra è una maionese impazzita con almeno 25 sigle che vanno dal centro Renzi, di Renzi, di Calenda, di Bonino, di Maio, alla sinistra più estrema, diciamo, a Di Battista. Non c'è nessun collante. Se non c'è una proposta politica, non... cioè, si parla tanto per parlare, no? Cioè, diciamo, si mette Di Maio con Calenda, oppure Conte con Renzi o Letta che sta nel mezzo. Cioè, è un pourparler, ma c'è poco di sostanziale perché nel momento in cui viene a mancare una proposta politica e non c'è una leadership, perché insomma, almeno Prodi era in grado, no, di mettere insieme il diavolo e l'acqua santa, no? Almeno quello, poi ha fatto Fatto 2 anni una però. brutta fine anche lui. Esatto. Sì, appunto, però diciamo che almeno c'era una leadership lì. Qui non c'è neanche una leadership. Quindi tutti questi ragionamenti, no? Di Calenda con Di Maio, di Conte con non si sa chi, eccetera, lasciano un pochino il tempo che trovano. Cioè, qui il vero problema è che manca una proposta politica e manca anche una leadership. Nonostante tutti i tentativi di Letta no? di tenere dentro tutti, ma mi sembrano tentativi un po' velleitari. Ecco. È Giulio, difficile ragionare del centro-sinistra in questo momento. intanto fammi ricordare a chi ci sta seguendo, lasciateci il vostro commento, che cosa ne pensate voi di quello che è successo in questi ultimi giorni, che è successo ieri ai 5 Stelle, che cosa pensate che può accadere adesso. Federico, tu invece cosa ne pensi di appunto, i movimenti che potranno succedere, soprattutto al centro, mettendo insieme personalità che fino ad oggi diciamo, non si sono volute molto bene? Allora, discorso su questo, secondo me, noi andremo, adesso faccio un pronostico, magari sarò smentito in modo abbastanza clamoroso, noi andremo ad elezioni con il centrodestra unito e compatto con nello schieramento classico Fratelli d'Italia, Lega Nord, o Lega, che dir si voglia, Forza Italia e una lista, diciamo, centrista di riferimento, da una parte. Andremo dall'altra parte con un Partito Democratico, una lista di sinistra ecologista,
una forza centrista, forse con Di Maio, vediamo cosa farà Sala, eccetera, e forse anche il Movimento 5 Stelle. Fra i due poli, secondo me, si potrebbe muovere una forza centrista, un populismo pragmatico, lo chiamo io, che si incarna, secondo me, in Carlo Calenda, che ha, come dimostrato a Roma, anche se Roma ovviamente è una città molto particolare, e lui ha preso i voti anche della borghesia, quindi va bene, ha un elettorato, diciamo, in qualche modo di riferimento limitato, però questo suo pragmatismo populista, come populista è l'espressione, è una persona molto, diciamo, in qualche modo che si fa comprendere, seppur in un quadro di liberale e quant'altro. Ha il vantaggio Calenda, secondo me, potrebbe giocarsi la carta perché è l'unico leader, perché il centro-sinistra, come dice giustamente Giulio, non ha una leader, cioè non ha un leader, cioè non si andrà alle elezioni, salvo che non si inventano delle primarie, qualcosa, senza sapere chi è il candidato sostanzialmente Presidente del Consiglio del centro-sinistra. E questo è una coalizione frammentata, divisa e caotica. In più manca l'elemento di collante, come ha detto giustamente Giulio. La destra ha ormai lo schema delle varie punte. Il primo che arriva esprime il Presidente del Consiglio, quindi non c'è comunque un candidato Presidente del Consiglio. Quindi l'unica figura che, se è vero, se questo scenario che io penso possa essere vero, diciamo, si possa realizzare, si realizzerà in effetti, l'unica figura di riferimento sarà Calenda, il quale potrà andare in tutte le divisioni dicendo: io sono l'unico che ha, diciamo, una coalizione unita e sono l'unico candidato Presidente del Consiglio. Ed è po potrebbe avere dei margini, diciamo, di successo, soprattutto saccheggiando ovviamente a sinistra, salvo che non scatti in qualche modo il voto utile, per cui tutto tranne la Meloni, che è un meccanismo che ci può stare, perché noi abbiamo comunque una grande massa critica antifascista, repubblicana, che dir si voglia, che chiaramente potrebbe vedere, soprattutto l'ultima Meloni, un po' allucinante, da quella che abbiamo visto in Spagna, sembrava una cosa, diciamo, secondo me quasi invasata, cioè non so, è stata una cosa pazzesca. E quindi potrebbe esserci un riflesso, diciamo, votiamo un fronte repubblicano in qualche modo. Tutto qua. Poi ovviamente c'è la tematica della legge elettorale, quindi adesso non si sa, si potrebbe ragionare su un proporzionale, ma io la vedo durissima da questo punto di vista, perché non penso che ci sia a destra la volontà di farla, perché hanno la vittoria in mano, perché, cioè, giustamente stiamo vincendo, è inutile che facciamo la legge elettorale. Tutto qua. Però ripeto, lo scenario è questo. In questo caso Di Maio, secondo me, è una manovra di palazzo, che si esaurisce, non ha un appeal elettorale, con tutto rispetto di Luigi Di Maio, non penso ci siano masse di elettori che vogliano votare Luigi Di Maio, leader di qualcosa. Può avere un piccolo segno, utile forse, però secondo me non, senza che sfondi molto a livello elettorale.